serve un avvocato per decretare le vostre ingiuste sentenze. Vedo molti agnelli là dietro e molti lupi affamati di ingiustizia. Bada come parli, frate. La giustizia non avrà pietà del tuo saio se offendi la legge dell'uomo. Sei tu che offendi la giustizia di Dio, alla quale inchini il capo la domenica in chiesa. Sei pieno di vanità, perché appoggi i poveri, ma l'orgoglio allontana da Dio. Vattene, frate, e fatti dare da Roma un altro destino. O saranno le guardie della chiesa bene a portarti via. Il nostro protettore è morto a causa del tuo protetto. Ed anche tu dovresti essere arrestato per complicità. Taci! Già in Portogallo l'elemosina per i poveri finiva ai parenti e a delle persone sulla quale identità è meglio non parlarne. Tutti sanno che deplori la ricchezza della Chiesa. Sei un eretico! Se la verità è eresia, allora Dio sta con gli eretici. Un'altra parola e... L'altra mia parola è in difesa dell'uomo che vuoi giudicare. Vuoi tu discolpare un omicida? Le accuse del suo omicidio sono sol frutto di tranello e menzogna per nascondere mali e persone che in questa città non possono essere colpite. Tu offendi questo tavolo? No, no. È il popolo intero che sta accusando il tuo tavolo.